Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Resident Evil 2 Remake. Oggi finalmente sblocchiamo l'accesso segreto ai sotterranei della centrale, ma lungo la strada incontriamo i mostruosi e letali Licker. Nel frattempo miglioriamo il nostro equipaggiamento, risolviamo enigmi e affrontiamo il primo terrificante boss. Buona visione! Ed eccoci ritornati in compagnia del nostro modello di Abercrombie di giorno, nonché poliziotto di notte, Leon Kennedy, che se siamo fortunati non farà la fine dell'altro tizio più famoso, che faceva sempre di cognome Kennedy, ma vabbè dettagli. Allora, eccoci ritornati nella centrale di polizia con le serrature più strane di tutto il mondo. Nei commenti mi avete fatto notare che nel librettino della gente abbiamo trovato la combinazione di queste statue. Ed in effetti, se andiamo ad aprire il taccuino, ah, maronne, l'ha disegnata malissimo, ma c'è il codice. Abbiamo il leone, il bastoncino di marijuana e poi credo sia un falco o qualcosa. Ed in effetti potete vedere che ci sono tutte le figure. Qua cos'era? Il falchetto, mi pare. Eccolo qua, a posto, confermiamo. E abbiamo ottenuto il medaglione del leone, che ovviamente mi va a occupare uno slot nell'inventario. Per nostra fortuna non dobbiamo far altro che scendere le scale e inserire i suddetti medaglioni all'interno di questa statua. E voilà! Spero che lo... Oh, ok! L'abbiamo azzeccato al primo colpo e sembra proprio... Quindi Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. E lei, signore, di certo sarà morto ben prima che io abbia finito di risolvere questo enigma. In effetti c'è una porta che probabilmente conduce ai sotterranei, per la mia grandissima gioia. E giustamente mi avete anche fatto notare che dopo che ho inserito il tastierino numero 2 non ho aperto l'armadietto 102. Enter, perfetto. E, ah vabbè, solo della polvere da sparo. Meglio che nulla, spero quanto prima di poter espandere il mio inventario. Qua abbiamo un coltello e... Ah, aspetta, delle munizioni. Ma no, mi ero dimenticato delle munizioni qua. Combina tutto, perfetto, così abbiamo pop una cifra di proiettili che sprecherò senza un minimo di rispetto. Lo scorso episodio, inoltre, se vi ricordate bene, una volta arrivato al terzo piano, sono fuggito in un momento di codardia assurda dopo che ho visto passare qualcosa di brutto al di là di quella finestra, anzi, non ho visto di cosa si trattasse. Maronne, ma di certo non promette bene. Ok, vediamo un po', questo è un vicolo cieco con un fogliettino. A tutti i sopravvissuti, consideratelo come un regalo se avete la sfortuna di essere ancora vivi. Fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati scuoiati vivi. Li abbiamo soprannominati Licker, maronne perché ti leccano. Sono ciechi come le talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando alla cieca, dovreste riuscire a evitarli. Forse. Ad ogni modo, muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile, chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo, il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare. David! Ok, credo di sapere cosa fosse quella orribile creatura. Buongiorno, c'è nessuno, maronne. Cos'è, la mansarda? Sì, mi sa che ho trovato la mansarda di questo luogo. Abbiamo ancora polvere da sparo, maronne. C'ho troppi oggetti nell'inventario. Cos'è quella roba lì? È orribile! No, 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 quello è il male in terra e abbiamo trovato anche delle tavole per bloccare un'eventuale finestra. Mi è sorto anche un dubbio esistenziale. Di sicuro il Licker deve essere passato di qua. Quindi questa è cacca di Licker. Deve aver mangiato pesantemente e cagato anche. Porco cane! Pesantemente, salve signore. Gradisca un amichevole proiettile in faccia. Perché tanto lo sappiamo tutti che prima o poi il bastardo tornerà in vita. Sei ancora troppo vivo? Mi avete detto che devo fare in modo che gli si spacchi il cranio? Vabbè, per adesso mi accontento. Dovete sapere che il povero Leon ha le scarpe d'alta moda e pertanto non può calpestare il cranio del tizio. No, si rovinerebbe le sue belle scarpette. Perfetto, abbiamo trovato ancora proiettili nel frattempo. E quello è C4. Leon, sparagli tanti saluti. No, sembra che manchi probabilmente la parte per attivarlo. Secondo me se gli spari funziona comunque. Oh, cosa abbiamo trovato? Oh, il borsello che mi aumenta di 2 gli slot. Oh, meno male. Santo borsello. Note di uno sconosciuto. Fan club a quei bastardi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro. E va bene, vorrà dire che mi diverterò un po' prima che tutto vada a farsi benedire. Li ho rinchiusi in una stanza, ho sbarrato la porta e piazzato del C4. Mi basta solo farlo detonare e buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta. Magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga la pena urlare. Ma sì, darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te, risparmierò gli altri.
chissà che cosa farà. Blaterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me, contro il vostro superiore? Oh sì, siete proprio dei bravi poliziotti, peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso ragazzi, ci manca solo un po' di musica. Sì, direi che qualche poliziotto deve essere andato un attimino fuori di testa e... Oh! Ho trovato un altro dei dischi, pertanto troviamo il detonatore del suddetto esplosivo e dovremmo essere praticamente a posto, o maronne. Ho trovato la biblioteca che abbiamo visto sul finale dello scorso episodio e ho trovato anche un sacco di clienti della biblioteca. Tuttavia non possiamo andare dall'altra parte, dobbiamo... Beh, perché io non posso saltare, poverino, c'ha le gambe fragili lui, no? Se ho visto bene, da quest'altra parte invece abbiamo... No, credevo fosse dell'erba verde, per un secondo mi ero gasato. Tuttavia c'è una porta lì, mi domando dove ci conduca, maronne! Che spavento! No! Signore, non rompa i maroni! Oh, ce ne sono proprio una cifra, ce ne sono proprio tanti. Leon, corri! Leon, non correre come un ottantenne. Aspetta, ho premuto F per errore. Mi sa che qua ci serve la leva per attivare il tutto. Leon, corri molto ma molto più rapidamente. Leon è una personcina che se la prende con calma, eh. Ok, prendiamo le scale questa volta e facciamo molta attenzione a non farci circondare all'improvviso. Ok, la zona è relativamente tranquilla. Signori, se vi allineate cortesemente, mi fate proprio un gran favore. Ecco, a prendere più di uno in un solo colpo, che non mi sembra... Una pistola poi così potente. Oh! Ok, perfetto. Questo signore ci è svenuto male male, ma per sicurezza è meglio sparargli di nuovo. Maronne. Gli zombie più resistenti li ho trovati io, santo cielo. Dovrebbero essere corpi putrescenti. Un proiettile in faccia, ragazzi. E non è che vi alzate tanto bene subito dopo. Qui invece abbiamo trovato un altro coltello. Porta via. Ok, dovrei avere dei preziosi secondi prima che i signori decidano di rialzarsi. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Se ho visto bene, questi in teoria li possiamo spostare. Ah, sì, ho ragione io. Ci permetteranno quindi di creare un passaggio per arrivare di là. Ma fin tanto che non possiamo sbloccare questo, niente da fare. Dobbiamo dare un'occhiata altrove. C'è una porta qua di sotto che possiamo aprire con la chiave di picche. Ottimo. E voilà. E ci conduce. Buongiorno. Oh, aspetta, siamo ritornati alla sala principale. Il che è un bene, così svuoto l'inventario. Perfetto, da quest'altra parte invece abbiamo trovato il libro rosso. Ah, è il libro che dobbiamo mettere sulla mano della statua. Vi ricordate che abbiamo trovato la foto lo scorso episodio? Ok, restate a terra, ragazzi. C'è un'altra porta da cui non siamo passati. Piano ciccio. Buon salve, abbiamo trovato un'altra delle statuine e anche la mappa dei piani superiori. Oh mio Dio, abbiamo ancora tantissimo da esplorare. L'ufficio della Stars, l'armeria. Tutti i luoghi che appena possibile dobbiamo vedere di visitare. Allora, questa è la statua dell'unicorno, i cui simboli sono i pesci, lo scorpione e la perdita d'acqua. La temperanza dovrebbe essere perfetto. E mi ha dato il medaglione dell'unicorno. Wow, l'ho sempre voluto da quando ero bambina. Ok, piano ciccio, pistola carica, perfetto. Questa porta è chiusa. Oh, è sbarrata e mi riconduce in questo corridoio in cui non siamo mai stati. Ah, è l'altro lato delle docce. Se vi ricordate, qua c'è un getto di vapore che non ci permette di passare. Probabilmente la porta è sbarrata dall'altro lato. E abbiamo ancora polvere da sparo. Ottimo, vediamo quindi di inserire il secondo medaglione. Dai che ci siamo quasi, ragazzi. Perfetto. E il gioco è quasi fatto. Signore, lei com'è? Come ho detto, non resterà in vita a lungo. Se non ricordo male, qua a destra inoltre c'era l'ingresso alla sala d'aspetto, se ricordo bene la cartina, perfetto, che ci richiedeva niente poco di meno che la nostra chiave con le picche, perfetto. E il gioco mi dice che la chiave non ci dovrebbe più servire, pertanto possiamo cliccare su di essa e scartarla, perfetto. Non ho capito, ma l'ha distrutta? Ah, l'ho distrutta, non potevo appoggiarla, no, io la distruggo, buongiorno. Oh, ma che brutta zona. Ma che bruttissima zona, santo cielo. Ok, diamo un'occhiata veloce, veloce. Che succede? C'è il rumore di un elicottero. Credo che l'elicottero sia precipitato. Io la butto là. Se vi ricordate, lo scorso episodio, un elicottero stava proprio arrivando qua alla centrale di polizia. Pa-pa-para. Non me lo dire, qua serve una manovella. Di cui ovviamente io non dispongo. E ho trovato ancora delle assi di legno. Perfetto. Portiamocele via. Mentre invece qua dentro, Leon, apri la porticina, ragazzo mio.
Oh, abbiamo trovato la statua e quella della fotografia. Però gli manca la mano, che credo sia questa. Perfetto, abbiamo trovato il braccio sinistro della statua, che possiamo reinserire rapidamente. Ottimo. E la combiniamo con il libro. Ora inseriamo il tutto e voilà. Non si sa come. La statua, non mi dire che mi dà lo scettro. Come funziona tutto ciò? Per favore, qualcuno me lo spieghi. Ah, questa fantascienza incredibile. Yay, c'ho lo scettro, perfetto. Non so nemmeno io cosa voglio farmene. Ok, portiamolo via, che ci tornerà decisamente molto utile. E abbiamo trovato, la tessera dell'armadietto col fucile. Questo è un oggetto che ci tornerà proprio una cifra utile. E abbiamo trovato la rivista sulla pietra rossa. Ok, aspetta, pietra rossa? Non è la stessa pietra che c'è all'interno dello scettro? Mi avete detto che ogni tanto devo anche esaminare gli oggetti. Vediamo un po', in effetti posso premere spazio. Wow! E ho ottenuto la gemma rossa, una gemma il cui valore sembra essere molto alto. Ho anche deturpato un'opera d'arte, ma vabbè. Ottimo, non ci resta che tornare nella saletta con le armi, perfetto. E ritirare il nostro bellissimo premio. Presumo che la tessera non ci serva più. Mica la lasci lì, Leon, bravo ragazzo. Ah, piccolino, vieni da papino. Bello lui, W870. Noto di più come apre il culo a tutti. Perfetto, e ci hanno dato anche i pallettoni. Dannazione, ne abbiamo trovati un po', ma neanche tanti all'interno del gioco. Quindi all'occorrenza dobbiamo ricordarci che questo piccolino ci tornerà decisamente molto utile. Sicuramente contro i nemici più cazzosi. Allora, per adesso vediamo di depositare la gemma rossa, di cui non sappiamo cosa fare. Mi tengo le assi, perché se dobbiamo chiudere delle finestre ci torneranno molto utili. E ci portiamo via ovviamente le cartucce per il fucile, che purtroppo mi occupano uno slot. Ne abbiamo solamente altri 4 liberi e non ho nessuna cura con me. Me la rischio. Me la rischio, peggiore dell'ipotesi, ritorno indietro. Perfetto, sono ritornato nella zona di prima. Non ci resta che scoprire cosa sia accaduto all'equipaggio dell'aereo precipitato. Abbiamo una via d'uscita e... Oh, buongiorno. Ho trovato un altro bonsai. No, portalo via per adesso. Vuol dire che sicuramente ci tornerà molto... Precipitato malissimo. Buongiorno. Il pilota ovviamente è morto durante lo schianto. Ma mi prendi in giro? Ma era un imbecille quello che guidava. Ok, a questo punto usciamo all'esterno. Oh mio Dio. Guarda che roba, ma mi ha sfondato tutto. Ma si vergogni, buon uomo. Ehi! Spavento. Chi è che urla? Ma è Claire? Signorina Claire, è viva? Aspetta, arrivo subito. Ok. Guarda lei come contenta di vederci. Yay, il mio modello di Abercrombie. Scusate, signori. Principio di incendio. Claire, che sollievo vederti. Stai bene? Quell'elicottero è spuntato all'improvviso. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Wow! Porco cane, ho fatto un salto assurdo sulla sedia. Oh oh. Diavolo. Sai che significa? Sì. Ora di cena. Oh no. Oh no, ciccia, corri. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Ah, tranquilla, io mi sto già cacando sotto. Non ci sono problemi. Devi andare. Ora. Ho messo le mutande, quelle rinforzate, ma non penso basteranno. Sì. Ce la faremo. Insieme. Ma che insieme, che ti conosco da 2 minuti? Ma chi se ne frega? Ok. Diamoci una mossa, ragazzi. Abbiamo trovato dei proiettili. Prendi tutto, ciccio. Sono circondato da zombie. Marvin, mi ricevi? Ho la vaga impressione che Marvin si sia unito all'allegra banda degli zombie. Marvin! Cazzo. Ok, andiamo a vedere cosa gli è successo. Oh, guarda un po', abbiamo trovato le tronchesi. Che ovviamente occupano uno slot nell'inventario. Leon, Leon, datti una mossa. E spaga fora, duda, serratura. Qua, perfetto, bravo, coso. Ok, dove siamo? Oh no. Oh no, non questo corridoio. Non questo corridoio. Potrebbe essere un bel problemone. E oh no, si sta alzando decisamente troppa gente. Tanta gente, signore. Signore, resti giù. Resti giù e non rompo i maroni. Mettete a sparargli alle gambe. Ma non mi sembra che funzioni troppo come tattica.
Ok, vediamo anche di barricare le finestre in modo tale che la smettano di venirmi a rompere i maronzoli. Ok, finestra barricata. Signore, lei è licenziato, ne avevamo già parlato lo scorso episodio. Ok, sono riuscito a stenderlo, ma non per molto. L'altro tizio alla mia sinistra si sta alzando. Dion veloce, perfetto. Ok, chi è che urla? Sento gente che urla, non so da dove. Mi sa che è dietro sta porta. Sì, guardalo che sta arrivando il furbacchione. Ehi, è certo. Hai aperto la porta in faccia a tuo cugino in parte. L'ho mancato clamorosamente. Signore, ci svenga quando ha un secondo. Porca, Leon, ma spaccagli il cranio con qualcosa, no? Signore, e quanto mi resiste lei? E tanti saluti a tutta la collezione di proiettili che avevo accumulato. Tanto lo so che te ti alzi. No, no, no. E poi assolutamente no. Perfetto, finestra barricata. Non mi dire che è così tattico da provare a entrare da quest'altra. Spero proprio di no. Abbiamo anche trovato una granata stordente. Cosa me ne faccio? Può essere usata per contrattaccare premendo spazio se vieni afferrato da un nemico. La sua efficacia in questa situazione sarà ridotta. Vabbè. Meglio che nulla, santo cielo. Qui invece abbiamo trovato della polvere da sparo. Ottimo, appena possibile ci crafto delle munizioni. E qui invece abbiamo... il fucile! Non ho spazio nell'inventario, però non lo metto. Succede? C'è tanta gente arrabbiata con la vita là fuori. Aspetta, diamo un'occhiata invece. Ma state buoni un secondo. C'è anche la manovella. C'è di tutto, porco cane. Abbiamo trovato ancora polvere da sparo di qualità. No, qui ci dobbiamo tornare appena ho svuotato il mio inventario. Ok, devo cercare di essere veloce. Vediamo di aprire la porta che prima era sbarrata. Ed ecco che ovviamente arrivano a rompere i maroni. Salve signori, che piacere fare la vostra conoscenza. Ok, uno c'è morto male. Leon, prendimi la pistola. A questo punto risparmiamo un po' di colpi. Ok. È andata decisamente molto meglio del previsto. Presumo che non possiamo uscire tuttavia se non mettiamo il fusibile. Controlla che non stia arrivando nessun altro. Devo depositare a terra degli oggetti in qualche modo. Oh, senti, per adesso scartiamo la polvere da sparo. Ribadisco che è una cavolata che tu non possa buttare a terra gli oggetti, Leon, eh? Facciamo finta di nulla che è meglio. Le logiche stupide dei videogiochi. Perfetto. Sta arrivando gente, mi sa. Sento rumori brutti. Inserisci il fusibile. Ottimo. Oh, no. Succede, signore? No, credo si sia solo buggato attraverso la porta. Aspetta, quella è una pianticina. Non mi ero accorto, è un bonsai. Porta via, ottimo. Anzi, vediamo di fonderlo direttamente con l'altro bonsai. Così viene fuori una polverina più potente. Non parlo per esperienza, non è che mi troco io. Ma almeno ho liberato uno spazio nell'inventario per la manovella. Eccola qua, manopola rotonda. Grazie di averne specificato la forma. E la polvere da sparo la recupero in un secondo momento. Voglio dire, adesso come potete vedere il tutto è aperto. Spero solo che gli zombie non possano entrare. Sarebbe un bel problemone. Oh signora, è volata malissimo di sotto. Tutto bene? Le chiamo un'ambulanza? Signora, stia cortesemente ferma che c'ho una mira di M. No, più ferma. Deve restare a terra, potrebbe avere una brutta concussione dopo quella caduta, signora. Oh, mi piace quando ti ascoltano subito i pazienti. Allora, con la manopola che abbiamo appena trovato, in teoria, dovremmo poter bloccare il vapore. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta. E... ottimo. Ribadisco, questa non è una doccia, porco cane. Questa è una trappola mortale. Ok, ho avuto un tizio laggiù e mi sono cacato giusto un attimino. Se mi esce uno zombie che si stava facendo la doccia col battacchio di fuori, un po' mi preoccupo. Guarda che roba, il posto è tutto allagato. Non mi avete lasciato niente. Signore, non faccio follie. Ok, non ha fatto follie, vedi, come ho detto, gli zombie sono persone che ti ascoltano di tanto in tanto. Per mia fortuna ho trovato anche degli armadietti con all'interno, non mi dire ancora polvere da sparo, la lascio lì. La torno a riprendere appena possibile e questo era praticamente vuoto. Tanto per adesso non sto craftando munizioni, ma che brutta... Ma che brutta zona... Oh! Che cos'è quello? No, no e poi no. Credo che quello sia l'amichevole leaker di quartiere. Oh no. Ok, da questa parte non possiamo andare. Maronne, quando sei brutto. Ok, hanno detto di muoversi piano. Che schifo. Non lo voglio sapere, ma poco per niente. Mi ci avvicino con molta delicatezza e gli sparo in quella bella testolina di minchia che si ritrova. Buona. Dati, e quanti colpi. Lio ricarica. Dove è andato? Dov'è? Levati sotto di me. Ma levati, schifosa. Mi slinguazzano. Ok, gli ho coltellato la vita.
Ma immagino che praticamente come non avergli fatto nulla. Leon, Leon ricarica, Leon ricarica più rapidamente. Oh, che il signore si sta rialzando. E morece! È morto? Vabbè, mi ha usato tutto il coltello il bastardo. Quando ha finito di danzare, scusi. Non mi twerchi, per favore. Mi posso riprendere il coltello? Ok. Sì, ma non potete mettere dei mostri così tanto orripilanti. Siamo onesti. Oh, che bello, mi hanno ridato dei pallettoni per il fucile. Visto che io ne ho sprecati proprio una cifra. Ricarica. Oh mio Dio, ma che roba, sta entrando la pioggia direttamente dalla finestra. Perfetto, ora possiamo esplorare la zona in tutta tranquillità. L'ufficio della Stars. Ok, diamo un'occhiata. Salve, buongiorno. Questi non sono poliziotti normali? Questi sono i fighettoni, se non si fosse capito? Farò finta di niente, che è meglio. Guarda lì, loro hanno l'ufficio veramente messo molto meglio di tutto il resto della struttura. Allora, abbiamo trovato dei pallettoni e un computer, vediamo un po'. Ci permette di aprire la porta dell'armeria? No, non me la apre, perché? Devo trovare una chiavetta USB da inserire all'interno del computer. Ma no, ma dai, ci saranno sicuramente armi faglie. Vedo una specie di Desert Eagle là dentro. Guarda, hanno vinto 8000 premi. Ve l'ho detto, sono praticamente i fighettoni. Ok, qua c'è anche l'ufficio del capo squadra con all'interno una batteria da 9 volt. Che poi me ne faccio? Ci metto la lingua sopra. Non lo fate, ragazzi. L'ho fatto e me ne sono pentito amaramente. Ah, se non si fosse capito, siamo nel lontano 1998. E parla della cassaforte ignifuga dotata di combinazione a 3 cifre, spostata dall'ufficio della Stars all'ufficio alla ovest. Credo di aver capito quale sia. E questa è la combinazione. Oh, perfetto. Tra un attimo vediamo di raggiungerla. E se i miei occhi non mi ingannano, abbiamo anche trovato una bella pianta rossa che appena possibile vedremo di fondere con quelle verdi. Aspetta che c'è un medikit qua giù. Oh, non mi ero sbagliato. Spray medico verde. E ovviamente polvere da sparo. Ma ho finito lo spazio. Guarda, guarda, c'è anche una radio che probabilmente hanno utilizzato per chiamare i rinforzi. Ma non gli deve essere andata molto bene. Ok, ci dobbiamo ritornare appena possibile. Teniamo gli occhi aperti, maronne! E che disastro qua, santo cielo! Il leaker deve aver fatto dei danni veramente assurdi. Da quest'altra parte abbiamo un'altra porta che... Oh, oh! Ci richiede tuttavia la chiave a quadri. Maronne, che serrature complesse. Questa la possiamo aprire? In effetti sì. E ci riconduce... Ah! Siamo praticamente in parte alla biblioteca. Ok, abbiamo quindi sbloccato una scorciatoia. Signori, non vi alzate, mi raccomando. Oh, oh, il tenente non lo vedo molto bene. Signore, è ancora vivo? È ancora vivo. Perfetto, buono a sapersi. E comincia a odorare in maniera abbastanza imbarazzante. Probabilmente si è caccato addosso. Meglio non indagare. Ok, non so effettivamente dove andare, ma mi sono appena ricordato che in fondo a questo corridoio c'era una serratura chiusa. Buongiorno, signore. Porca di quelli per porca. Dicevo, chiusa con il lucchettone. Signore, resti giù. Sapevo che quella finestra mi si sarebbe ritorta contro. Ho detto resti giù. Scusi, questa non è la sua centrale. Non è il suo dipartimento. Marone, più che zombie sembra un vampiro ogni tanto. Ok, ho ancora delle assi di legno. Quindi vediamo di sbarrare anche questa. Anche se ormai penso che sia abbastanza tardi. Aspetta, aspetta, aspetta. Questa invece richiedeva i fiori. Dannazione, altra chiave. Che per adesso non abbiamo. Sento rumori brutti. Che succede? Oh! Oh, ma che due maroni! C'è gente anche da sto lato. Corri, Leon. Corri, poppo una cifra. No, scusi, non compro nulla. Da dove arriva tutta sta gente? Vabbè. Ma allora siete bastardi. Certo. Oh! No! 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 Ho appena usato il coltello sull'altro tizio. Quanta boia di gente lo sta arrivando. Leon, corri! Leon, corri! Ho paura! Ho paura! Ho paura, proprio una cifra. Anche perché non ho spray con me. No, scusa, dobbiamo usare queste. Più rapido, tizio. E ci abbiamo una leggera orda di zombie alle nostre spalle. Mica non mi posso seguire fin qua dentro. Ok, abbiamo trovato una pianta con cui curarci in caso di necessità. E adesso me le dai queste? È un po' tardino. Oh, ha trovato il codice di uno degli armadietti con scritto CAP. Perfetto. E invece qui abbiamo un dispositivo elettronico. Questo serve ad attivare il C4. Ok, mettilo nell'inventario. Devo darmi una mossa. Aspetta, 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 ho visto altre robe qui. Un'altra di quelle granate che ci avrebbe fatto comodo prima. Qui invece serve la chiave a cuori. Ah, tutti i semi delle carte li hanno messi praticamente. E dovremmo aver aperto una scorciatoia che spero conduca. Oh, ho capito dove siamo. Perfetto, allora fatemi ritornare nell'ufficio,
che se non è spuntato nessuno, vedo di attivare la cassaforte. Sì, aspetta che adesso non mi ricordo mica il codice io però. Sperando che il codice sia per questa cassaforte. E la risposta è... ok, siamo fortunati. Oh, guardate un po', ragazzuoli, abbiamo trovato un altro borsello. Oh, meno male. Perfetto, presumo che l'inventario possa arrivare a 20 slot massimi. Sì, ma di sto passo ci metteremo una vita. Leon, lo so che t'hanno smozzicato, non rompere i maroni, adesso ti curo. Ok, incrociamo le dita e andiamo a far esplodere quel maledetto ordigno. Aspetta un secondo, la scritta cap, vediamo un po' se possiamo farla forse qui. E no, non è su questo armadietto, probabilmente sarà fra uno di quelli al piano inferiore, quello delle docce. Ok, eccoci arrivati. Vediamo quindi di inserire il dispositivo elettronico. E... perché non funziona? Buon salve. Cos'altro devo fare? Forse dobbiamo metterci la batteria? Combina. Oh, e diventa un detonatore. Perfetto, ora lo possiamo utilizzare sulla bomba. Ah, oh, è a 10 secondi. Leon, magari allontaniamoci giusto un cicinino. Della serie si sa mai. Il problema è che il rumore sicuramente attirerà proprio una cifra di zombie. Piano. Maronne. Ah, che spavento, cos'è stato? No, sembrava più un leaker che uno zombie. Ui, non scherziamo. Non scherziamo. Ok, per adesso non sta arrivando nessuno, ma teniamo gli occhi aperti. Questa volta abbiamo la donnina di facili costumi, l'arco e il serpente. Il serpente è riferito alla donnina di facili costumi. Aspetta, in teoria, quando io sono qui, il gioco non si muove. Aspetta, è tutto rovinato però. Oh no, credo che sia questo. Poi c'era l'arco, che dovrebbe essere questo. E il serpente, che sarà probabilmente questo qua. Oh, ottimo! Lo abbiamo attivato, non ci credo mai nella vita. E abbiamo il medaglione della Vergine. Sì, Vergine, tua nonna. Ma lasciamo stare. Ok, ora vediamo di fare molta attenzione. Il menu in alto mi ha spaventato, che voi non ci avete idea. Non c'è altro che possiamo recuperare qua dentro, immagino. No, Bani. Porco cane, è un leaker! È un leaker! Ah, mi ha fatto malissimo. Leon, prendimi il fucile. Piccolo, adorabile leaker, levati. No, 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 no. Mi fai ma proprio schifo, ma proprio una cifra. Ho lasciato indietro i pallettoni, perché ho detto tanto non mi servono. No, 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 no. Parli, parli, parli. Ok, ok, morto. Direi sufficientemente morto. Porco cane, perché adesso? Non mi droppi nulla, No, ho fatto fuori un mostro grande, grosso, potente e bastardo. Leon, lo so che ti hanno smozzicato. Fuori di qua e tanti saluti. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Apri. Apri prima che arrivino altri zompi e ci zompino addosso. Ok, incredibile ma vero, siamo riusciti a risolvere l'enigma della serratura più stramba di tutta Raccoon City. So che ci sarà di peggio più avanti probabilmente. Ed ecco qua, anche l'ultimo medaglione è stato inserito. Mamma mia. Il problema è che ci sono ancora un sacco di stanze da esplorare. Oh, la porta si apre almeno, non è neanche troppo arrugginita. Dai Abercrombie, muoviti santo cielo. Così va sottoterra. Bene, usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Aia, non si muove! Dobbiamo andare. No! Marvin. No! Maronne! No, è ancora vivo, è ancora vivo! La portiamo subito in ospedale. No, no, io... penso a salvarti! Forza, l'aiuto! Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... Oi là, calmino, ciccio! Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Che fa? Si spara? Adesso vai! Signore, l'unica soluzione davvero è spararsi. C'ha la panza aperta, praticamente. E trasformarsi in uno di quei cosi non è una valida opzione. Potrebbe mordere qualche altro sopravvissuto. No, vabbè, non volevo entrare! Non volevo entrare! Volevo... solamente dare un'occhiata. Non la deluderò, Marvin. Ma l'hai conosciuto un minuto e 8 secondi fa. Io volevo esplorare ancora. Scusate, signore, mi riapre? Oh no. Oh no. Oh, per fortuna c'è una delle casse. Per un secondo mi ero cagato in mano, che voi non ci avete idea. Beh, le assi di legno immagino che qua sotto non ci servono. Il problema è che ho poche cartucce per il fucile. Ne abbiamo solo 2.
E una trentina di proiettili. Non è tanta roba, in effetti. Ok, nel frattempo ho fatto curare Leon. Qui abbiamo della polvere da sparo, che neanche a farla apposta me ne ero preso un po' dalla cassa, per combinarla con altra polvere da sparo che ci dà 15 pallottole. Cioè, non so il metallo delle pallottole da dove l'abbia ottenuto. Non ci è dato sapere, in effetti. E qui abbiamo... oh, altri pallettoni. Ottimo, anzi, aspetta, ricarichiamo il fucile. Perché quando il gioco ti dà munizioni, sapete bene come funziona, lo vuol dire che di solito ne avrai bisogno. Quindi fatemi capire bene, qualche pazzoide si è creato praticamente una zona riservata dove nessuno lo avrebbe mai disturbato. Mi domando quanto tempo fa inoltre. Aspetta, aspetta che il gioco mi dice che posso interagire con questo. Oh, aspetta, serve tuttavia una manopola per attivarlo. Ah, serve probabilmente per riaprire la porta in modo tale da poter tornare indietro. Per adesso ovviamente non disponiamo del suddetto oggetto, quindi non ci resta che entrare nell'ascensore, che misteriosamente dopo decine di anni che non è stato neanche controllato, funziona ancora! Ok. Dove siamo finiti? Vabbè! Mi pare giusto un attimino esagerato, scusate. Ok, diamo un'occhiata qua sotto sperando di non incontrare zombie. Buongiorno! Ok, la zona sembra relativamente tranquilla. Una granata frammentazione, uila, può essere usata per contrattaccare premendo spazio. Ah, è tipo quella accecante, probabilmente farà anche dei danni. Mentre invece qui abbiamo trovato... cos'è? Sembrano dei componenti per la pistola. Tuttavia serve la solita chiave, perché Leon non può sfondare il vetro. No, Leon è un poliziotto, lui fa le cose per bene. Questa è bloccata, vero? Sì, non possiamo passare da qua. Però c'è un accesso da quest'altro lato. Che succede? Chi era? Buongiorno? C'è nessuno? Oh no. Oh, un bruttissimo presentimento. Signore! Oh signora? Sembrava un urlo maschile, in effetti. Guarda che roba! C'è un'intera struttura qua sotto. Vediamo un po'. Qua non possiamo andare. Cos'è sto posto? Sembra un gigantesco locale, caldaie. C'è una sala di controllo, invece, da quell'altra parte. Vediamo un po', possiamo passare direttamente da qui. Leon veloce, che se arriva uno zombie e me lo pianta in quel posto. Sì, insomma, non è il massimo. Sì, ma maronne che salto. Cos'è? Signore, signore, buongiorno. Scusi, mi perdoni, non volevo disturbarla. Oh, oh, oh. Che è sto coso? Che è sto coso? Scusi, avrei una colonna vertebrale se non le dispiace. Vorrei che restasse integra. Oddio. Oddio, una boss battle così all'improvviso? No. No, scherzi. Oi, bana. Stati buono. Chi è sto tizio? Oh, oh. Corri. Ma va. Grazie, Capitan Ovvio. Ho capito che sei belloccio, ma non sei molto intelligente. Signore? Dov'è? Sembra che dica aiutatemi, peraltro. Signore? Di lei c'è poco da aiutare, bana. Placati, placati. Aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè. C'ha un gigantesco tubo di piombo. Ma stia... certo! Aspetta, me ne ricordo prenderlo in testa. Leon la mira. Ok, i colpi sulle gengive li sente giusto un attimino. Leon! Aia! T'ho detto di andare di là. Leon, corri! Corri, porco cane, ragazzo mio. Ho capito che c'è le caviglie fragili. Povero stellino modello, lui. Aspetta, 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 che ho trovato delle munizie. Vedi di combinare con tutto. Sì, vabbè, però sono andato a bloccarmi male. No. Corri, corri, non so dove stia arrivando. Non so dove stia arrivando, aiuto. Eccolo, eccolo, eccolo. Ah, gli è spuntato un occhio. Gli è spuntato un occhio grande e grosso. E decisamente molto schifoso. Aspetta, cercare di prenderlo sull'occhio. Probabilmente sarà sul punto debole. Leon, non correre come un ottantenne. Porco cane, non sei un paziente geriatrico. Devo farlo fuori. Perché? Ah, aiuto, aiuto, signore. Signore, non mi guardi con quell'occhio. Ok. Un po' dovrebbe averlo sentito. Perfetto, lo abbiamo accecato. E c'è anche un occhio grande e grosso. Aspetta. È che se stai fermo 10 secondi. Penso che è meglio prendere il fucile. Se ti prendi il fucile. E tanti saluti. Aiuto. Oh no, ho perso le sue tracce. Non so dove sia finito. Sento rumore in lontananza. Vabbè, ne approfitto per. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Sei un bastardo di dimensioni bibliche. Vabbè, mi hai bloccato in un angolino. Ma vergognati, santo cielo. Ok, cerchiamo di sparargli di nuovo in testa. Buono, buono. Porco cane, porco cane. Aspetta, se gli sparo in testa spunta l'occhio. Oh, buono sapersi. Leon, continua a correre, non fermarti tu. Aspetta un secondo. Ok, lo prendo sull'occhio. Leon, Leon. Vabbè, ma ti afferro ogni due secondi. Ma non vale. Questa l'ho sentita tutta? Questa l'ha decisamente sentita tutta. Perfetto. Continua a sparare. Signore, e
io ho capito tutto, però affitto le munizie. Cosa gli sparo con, con le buone intenzioni? Aspetta, dimmi che di qua c'è qualcos'altro. Ok, abbiamo munizioni per la pistola. Prendi tutto, pianticina rossa. E vicolo cieco. E il vicolo cieco non ce lo facciamo mai mancare. Leon, corri. Oh! Ok, ok, a terra, aspetta, continua a sparare. Oh, perfetto, perfetto. Dimmi che ha funzionato. Dimmi che ha funzionato. Oh, Ciccio, mi hai richiesto una marea di munizioni, santo cielo. Ovviamente è sopravvissuto, perché mai una cavolo di gioia. L'ho dovuto rifare un po' di volte sta parte, lo ammetto, perché ogni volta mi richiedeva troppe munizioni. E all'improvviso arriva una scala, così dal nulla. Oh, mi sta osservando. Au, m'hanno fatto malerrimo, porco cane. Oh, ma che gentile, il signore mi ha ridato quel coltello. Cosa vuoi di più della vita? Per fortuna che c'era pieno zeppo di proiettili letteralmente dovunque. Anzi, aspetta che do un'occhiata se ne trovo altri. Perfetto, ho trovato un'erba rossa che ho fuso subito, ovviamente, con un altro bonsai verde, ottenendo un'ottima miscela che ci dovrebbe curare pop una cifra. Guarda dove erano il resto delle munizioni. Altri proiettili per la pistola e una granata che mi avrebbe fatto comodo prima. Comunque il coltello gli ha fatto un po' di danni, questo è poco ma sicuro. Allora, fatemi curare sto povero rincretinito. Ecco qua, usa. Oh, e mi fa strano vederlo lì tutto. Soffro. Ok, dai, diciamo di aver recuperato tutto per adesso. Questa, dimmi che ci riporta alla saletta di controllo dove ci ha aggredito il simpatico signore. Vediamo un po', abbiamo ottenuto polvere da sparo, porta via tutto. Ok, abbiamo trovato una leva da tirare. Perfetto. Ok, sposta la piattaforma centrale. Ottimo, probabilmente mi permetterà di ritornare indietro. Esplorando ho trovato anche un simpatico ed utilissimo bonsai. Oh, mamma mia, cos'era quel tizio? Che schifo! Come ho detto, presumo che lo incontreremo ancora più avanti. E per mia fortuna ho trovato un punto di salvataggio. Qua dentro invece abbiamo... oh, altri due slot. E vabbè, quest'oggi abbiamo espanso tantissimo il nostro inventario. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Mi domando questa scala dove mi porti. In teoria dovrebbe riportare in superficie, ma lo scopriremo, come dicevo, nella prossima puntata. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, niente spoiler. Lasciate un bel mi piace, altrimenti il tizio di prima viene a farvi un bel massaggio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!